Carissimi amici del Toro, buonasera. Allora, andiamo a fare il vostro oroscopo settimanale dal 3 al 9 aprile 2023. Andiamo a vedere in questa settimana che cosa c'è, cosa dobbiamo sapere effettivamente per voi. Allora, per il segno del Toro dal 3 al 9 aprile 2023. E 23. Vi informo, come vi dico sempre, che se non rispetto le tempistiche del cellulare, chiaramente vi troverete prima e seconda parte. Dipende da quanto lungo può venire fuori l'oroscopo. Detto questo, niente, il resto sapete. Se volete contattarmi, trovate il mio numero di telefono comunque sotto al video oppure nella voce informazioni del canale. Lasciate il like, ecco, questa è una cosa importante, fatemi capire che insomma ci siete, che lo guardate e che magari vi è anche piaciuto l'oroscopo. Allora, andiamo a vedere per il segno del Toro dal 3 al 9 aprile 2023. Dal 3 al 9 aprile 2023 il segno del Toro. Cosa accadrà in questa settimana per il segno del Toro? Cosa dobbiamo sapere di più? Quali sono le novità, le informazioni di questa settimana? Poi ci sono delle novità per il segno del Toro. Ai ai ai. Delle novità che vi vanno a bloccare emotivamente. Innanzitutto c'è un po' di chiusura, un allontanarvi da situazioni che non vi piacciono in realtà. C'è un cambiamento di determinate situazioni, magari ci sono più che altro cambiamento, ci sono delle notizie che non vi piacciono, ma in un certo qual modo comunque avrete le vostre gratificazioni. Probabilmente queste notizie non dipendono da voi, ma sono comunque delle situazioni che in un certo qual modo vi fanno chiudere un po' in voi stessi, ok? Situazioni che pensate, che vedete, insomma, proiettate in un vostro comunque futuro. C'è un blocco, ripeto, emotivo, ci sono delle situazioni dove si deve parlare, vivete anche voi, come il Capricorno, vivete anche voi un'inquietudine a livello proprio sentimentale, c'è una decisione da dover prendere, delle problematiche da risolvere, ma che andrà alla fine tutto bene perché comunque poi vi vedo vittoriosi in un certo qual modo. Andiamo a vedere questo 9 di spade rovesciato, cos'altro vuole dirci di più? Quale altra informazione vuole darci in questa settimana dal 3 al 9 aprile 2023? Ci possono essere delle comunicazioni in realtà che vi portano comunque sia rabbia, ci possono essere magari delle novità che vi fanno veramente arrabbiare, ma sono comunque in un certo qual modo delle novità, degli spostamenti, dei movimenti, dei cambiamenti anche, ok? Dove vi portano a iniziare un qualcosa di nuovo. C'è un po' come se fosse una difficoltà nel trovare un punto d'accordo, dove proprio vi crea la difficoltà e vi fa allontanare da questa situazione, proprio perché vi provoca rabbia. Andiamo a vedere invece questo 9 di bastoni rovesciato, appunto, che è proprio un allontanarsi da situazioni che non vi piacciono. Vediamo per il segno del Toro questo 9 di bastoni rovesciato, cos'altro vuole dirci? È come se ci fossero delle situazioni inconcludenti, che non si concludono proprio, che appunto vi provocano rabbia e che in un certo qual modo preferite allontanare, come se ci fossero, come se voi attendeste magari delle novità, attendeste qualcosa, ma che non arriva, cioè non va a concludersi. E ci riflettete anche un po', cercate di far andare le cose, Madonna, qui vedo proprio dei conflitti, una rottura, un allontanarsi da situazioni che comunque non vi piacciono assolutamente, perché proprio vi impediscono, in un certo qual modo vi impediscono. 7 di denari, 7 di denari,
Cosa vuole dirci di più questo sette di denari? Quale altra informazione vuole darci? Bellissimo. Alla fine, in un certo qual modo, parlando, comunicando, nonostante tutto vi volete allontanare da queste situazioni spiacevoli, in un certo qual modo, comunque, c'è la vostra serenità, ci sono degli obiettivi che raggiungerete. Basta parlare, essere duri, comunque farvi valere, e infatti c'è un vostro benessere fisico, emotivo. C'è una decisione da prendere. Siete proiettati proprio verso un nuovo inizio. Malgrado delle difficoltà che potete avere a livello sentimentale, cioè proprio vi impegnate a fare andare le cose a secondo di come volete voi. E ci riuscite in realtà, cioè siete proprio bravi nel riuscirci. Vediamo questo 8 di bastoni rovesciato. Otto di bastoni rovesciato, quale altra comunicazione vuole dare al segno del toro? La vittoria. Anche se in questa settimana sarete concentrati su voi stessi, ok, e anche se dovrete comunicare con qualcuno con comunicazioni anche tese, vi dà in un certo qual modo la vittoria a livello sentimentale. Ragazzi, è bellissimo, ma veramente sono belle. Attenzione a chi vi può mettere però il bastone tra le ruote per quanto riguarda il vostro nuovo inizio, ok? Perché qua riguarda una vittoria verso un futuro. Andiamo a vedere questo 6 di coppe rovesciato. Cos'altro vuole dirvi di più? Cosa vuole dire questo 6 di coppe rovesciato per il segno del toro? Il vostro futuro, benessere fisico, emotivo, lo stare bene. Lo stare bene, proprio impuntarsi sull'equilibrio, la stabilità. C'è questa passione che vi porta comunque sia a provare un sentimento nei confronti di qualcuno e a chiudere con tutto ciò che proprio non vi fa stare bene, cioè proprio vi fa allontanare da quelle situazioni che non vi fa stare bene. Allora, andiamo a fare ulteriori chiarimenti per il segno del toro nella settimana che va dal 3 al 9 aprile 2023. Allora, andiamo a vedere per il segno del toro nella settimana che va dal 3 al 9 aprile 2023 queste notizie spiacevoli che arrivano, che portano queste difficoltà anche, o notizie spiacevoli che portano a farvi rabbia, vi provocano della rabbia. Andiamo a vedere un po'. C'è qualcuno che mette il bastone tra le ruote nella vostra serenità, nella vostra tranquillità, quella che comunque vi state costruendo, perché in realtà voi siete nella vostra serenità. Un qualcuno che mette il bastone tra le ruote. Allora, pazienza per quanto riguarda i sentimenti. C'è più di una persona che magari vi corteggia, c'è più di una persona che comunque è intorno a voi, oppure qualcuno che è proprio geloso e invidioso di voi, che cerca, non dico di manipolarvi, ma cerca comunque sia di ostacolarvi, ecco, in un qualsiasi modo. Ed è un qualcosa che sta avvenendo comunque da tempo. Vediamo l'allontanarsi da situazioni inconcludenti. Allora, vi allontanerete, sì, da situazioni inconcludenti per andare verso un qual
qualcuno, ok, che comunque per voi prova qualcosa o voi provate qualcosa per qualcuno per iniziare un qualcosa di nuovo. Attenzione a un conflitto, a una rottura, perché voi andrete a chiudere con queste difficoltà, con queste situazioni spiacevoli. Con queste situazioni bloccate comunque, andrete a chiudere comunque in una maniera anche, cioè proprio vi distaccherete, queste situazioni portano a distaccarvi da situazioni pessime che ci sono, da situazioni spiacevoli, per andare proprio verso un nuovo inizio. E il nuovo inizio parla di sentimenti, parla di un qualcosa comunque di nuovo, di qualcosa di bello. Infatti qui abbiamo una serenità materiale, una tranquillità, una serenità, delle gratificazioni, degli obiettivi che si vanno a realizzare. Vediamo quali sono queste cose per il segno del toro. Sono delle situazioni che non sapete neanche voi come arrivino. Molto decise oltre che l'essere, perché le situazioni spiacevoli vi fanno chiudere, ma siete anche molto decise per andare verso il vostro benessere fisico e emotivo nel risolvere determinate situazioni che emergono. Per alcuni di voi ci sono anche situazioni legali comunque. Un uscir fuori da situazioni comunque spiacevoli, da situazioni stagnanti, che ormai non se ne può più. Vediamo invece questa vittoria per il segno del toro nella settimana che va dal 3 al 9 aprile 2023. Qual è questa vittoria? È una vittoria su situazioni di un passato, un recente passato, riflettuta bene, dove proprio parlerete e comunicherete senza problemi, risolvendo la problematica che si va a creare in questa settimana. C'è un qualcosa che potrebbe mandarvi in crisi, ok, ma voi avete la determinazione nell'arrivare dritti all'obiettivo. Andiamo a vedere un po' questo benessere fisico ed emotivo che il toro conquisterà in questa settimana dal 3 al 9 aprile 2023, più verso il fine settimana. Un rinnovamento, c'è cioè un qualcosa che vi rinnova dopo un conflitto, una rottura, un chiudere definitivamente una situazione, c'è un qualcosa proprio che vi rinnova. Lo fate con pazienza, con calma. C'è una decisione che dovete prendere su quelle che sono però le difficoltà, che non ha nulla a che vedere con questo rinnovamento e con questo benessere fisico ed emotivo. Vado a chiedere una carta su quelle che sono le novità che devono arrivare al segno del toro. In questa settimana, dal 3 al 9 aprile 2023, occhio alle difficoltà, perché ci possono essere proprio le difficoltà per il nuovo inizio. C'è un qualcosa che vi può magari deludere, ok? Poi andiamo a vedere queste comunicazioni tese che avrete in questa settimana con qualcuno. Una carta soltanto, per favore. Situazioni dove dovete andare a risolvere un problema su una situazione comunque bloccata. Molto decisi e determinati comunque. Andiamo a vedere ancora. Allora, innanzitutto con chi parlerete, perché ci saranno comunicazioni, c'è un parlare. Una carta soltanto su queste comunicazioni, su questo parlare.
C'è un cambiamento in positivo per voi, di un nuovo inizio. Cioè, c'è proprio qualcosa che inizierà in questa settimana. Pazzesco, pazzesco, pazzesco. Vediamo questa serenità materiale oppure altro genere di serenità per il toro in questa settimana. Una carta soltanto. Attenzione, perché è un qualcosa che fa fatica a venire. Ci può essere una delusione che potreste avere per causa comunque sia di qualcuno, però alla fin fine, vi dico la verità, avrete la vostra fortuna. Allora, adesso invece andiamo a vedere le novità che il toro può ricevere in questa settimana dal 3 al 9 aprile 2023. Quello che ho visto erano le coppie, le carte che erano nella stesa, quindi ho dato un'occhiata per vedere se mi dicevano da altro. Adesso invece andiamo a vedere proprio le novità che riceverà il toro in questa settimana dal 3 al 9 aprile 2023. La giustizia, si risolveranno delle problematiche, ci sarà una giustizia per chi è rimasto da solo al freddo nelle sue difficoltà, si risolverà qualcosa, qualcuno che tende un aiuto, qualcuno che vi viene incontro, qualcuno che cercherà comunque di parlarvi. Possono essere situazioni anche a livello sentimentale. Andiamo a vedere invece le comunicazioni che il segno del toro può ricevere in questa settimana che va dal 3 al 9 aprile 2023. Oh, per carità, allora, qualcuno o voi potreste allontanarvi da qualcuno una riflessione accurata fatta a livello proprio sentimentale perché volete iniziare qualcosa di nuovo. Oppure ci può essere, potrebbe anche essere voi che vi allontanate da qualcuno proprio per andare verso un nuovo inizio, verso un qualcosa, una collaborazione, un qualcosa di nuovo, un qualcuno che si presenta a voi di nuovo. E avete proprio, dopo uno scontro però, dopo uno scontro, qualcuno che è geloso di voi, cioè proprio deciderete di allontanarvi. Andiamo a vedere invece come si concluderà questa settimana dal 3 al 9 aprile 2023 per il segno del toro, quale sarà la conclusione di questa settimana. Attenzione a quelle piccole difficoltà che qualcuno può comunque crearvi, perché c'è qualcuno che a fine settimana può mettervi il bastone tra le ruote. È un qualcuno che lo sta facendo da diverso tempo e potrebbe essere un'energia femminile o maschile, qualcuno che può starvi vicino, dove si devono prendere degli accordi, ci si deve parlare. C'è una grande riflessione, è una decisione da dover prendere. Andiamo a vedere perché nelle novità il segno del toro ha questa giustizia divina su questa risoluzione di problemi. Sono proprio delle situazioni che perché sono un po' non ingarbugliate, perché ci sono delle piccole difficoltà, ma le piccole difficoltà sono proprio per il nuovo inizio. Perché ci sono delle situazioni che magari ancora non sono state stabilizzate, ci sono delle situazioni che non avete proprio chiuso del tutto, che dovete in realtà chiudere perché dovete rendervi conto dell'inganno, delle bugie, dei tradimenti, di questa situazione bloccata. Dove, come l'andrete a risolvere? L'andrete a risolvere perché per voi, come vi ho detto, c'è un nuovo inizio.
C'è questo allontanamento a livello di comunicazioni, c'è un allontanamento da una persona cara che vi porta comunque a iniziare voi un qualcosa di nuovo. E andiamo a vedere. È un qualcosa che riguarda un riflettere su dei sentimenti, su un qualcosa di nuovo che vi arriva in questa settimana. Situazioni non ancora chiare, qualcuno che comunque vi tende la mano e voi volete chiudere comunque un ciclo, volete parlare, comunicare. Un qualcosa che però in un certo qual modo vi delude, il fatto probabilmente di chiudere questo ciclo perché c'è quella situazione non ancora stabilizzata, non ancora chiusa del tutto e quindi voi cosa faccio, cosa non va, non faccio? Però alla fine vi allontanerete da queste situazioni stagnanti perché dovete. Vediamo chi può, per quale motivo questa persona vi può creare delle difficoltà. C'è una persona, come vi ho detto, un'energia che vi va a creare delle difficoltà. Vediamo chi può crearvi delle difficoltà. Qualcuno che vuole destabilizzarvi. Mentre voi avete intrapreso un rapporto nuovo, situazioni nuove o situazioni anche di collaborazione nuove dove state bene, c'è un qualcuno che vuole proprio destabilizzarvi con delle situazioni spiacevoli, con delle comunicazioni eventualmente spiacevoli e voi uscite fuori da queste situazioni stagnanti. Vi allontanate comunque sia e chiudete comunque sia con un'energia maschile in particolare, dove capite che ci sono delle difficoltà, c'è un allontanamento, c'è proprio una chiusura con qualcuno o anche con una determinata situazione, visto che le carte ci parlano di un allontanarsi, uscire fuori da situazioni stagnanti, cose che non volete perché siete proiettati per un qualcosa di nuovo. Io vi ringrazio, questo è il vostro oroscopo, un abbraccio grande a tutti, noi ci sentiamo, nel frattempo vi auguro un buon fine settimana.